Sono Paola Garau, anzi Paoletta Garau, la mia attività è a decimo anno, si chiama l'Isola del Ricamo. L'Isola del Ricamo dice quasi tutto perché quando siamo nate, 15 anni fa, c'erano pochissime attività iscritte regolarmente in Camera di Commercio che si occupavano della produzione di ricamo a mano. E noi sì, facciamo anche il ricamo a macchina perché il mercato richiede anche quello. Però soprattutto siamo specializzati in tutto quello che è il ricamo a mano. Andiamo da quelli che sono i classici ricami dalle sfilature, i ricami per i corredi, il corredino da neonato. Abbiamo una gamma di costumi sardi, tutti quelli che sono i ricami e la confezione del costume. Facciamo anche una linea per quello che è la chiesa, e perciò tutti i paramenti, gli stendardi, e qui subentra anche la macchina da ricamo, perché sono esclusivamente gli standard ricamati a macchina in questo momento, perché hanno un costo inferiore rispetto a quello che può essere uno standard ricamato a macchina. Siamo specializzati nelle trine, nella produzione delle trine a mano e dei pizzi, perciò è una gamma completa di tutte le nostre produzioni. Essere un artigiano è bellissimo, perché puoi esprimere dal tuo fare, puoi esprimerti in tante sfaccettature, puoi dare tanto. Oggi però fare l'artigiano è un po' complicato perché i costi sono elevatissimi. Sì, è vero che c'è l'arte, è vero che c'è tanto dietro, però è anche vero che è sempre più complicato reggere con questo momento di crisi.